Non trovo simbolo più forte, so di provocare tra di noi, ma credo che sia giusto che le assemblee abbiano un senso anche nella discussione, della discussione intorno alla Fiat Chrysler e a ciò che ha fatto Sergio Marchionne in questi anni. Cito l'esempio più, virgolette, problematico, perché qui dentro sono convinto che se si fa un sondaggio in tanti avvertano la difficoltà di dare a Cesare quel che è di Cesare o in questo senso a Marchionne quel che è di Marchionne. Questo si fa dopo Salvini, ragazzi. Ecco. Leva anche questa, guarda, perché la Salvini ci ha fatto perdere il filo. Se Sergio Marchionne ha avuto la forza, l'intuizione e il coraggio di riaprire una fabbrica, che era qualcosa più di una fabbrica, in America, andando a Detroit a riaprire il secondo edificio più grande degli Stati Uniti d'America dopo il Pentagono, perché la fabbrica della Chrysler a Detroit, che io ho visitato dando un segnale politico che non è piaciuto a qualcuno qua, ma che è per me fondamentale, è la seconda fabbrica. Questo è stato reso possibile, uno, dall'investimento di Barack Obama. Barack Obama ha creduto in quel progetto, ci ha messo un finanziamento pubblico e poi se l'è fatto restituire. I governi seri credono nell'investimento privato, ma non lesinano l'intervento pubblico per dare una mano in una fase come quella. Due, dalla capacità della stessa Fiat Chrysler Automobili di riprendere qui in Italia la possibilità di fare investimenti. Chi di voi è stato a Melfi sa che cosa sta accadendo in quella fabbrica. Chi di voi è stato a Melfi sa come da quella fabbrica non stiano soltanto uscendo le Jeep destinate all'America, curioso simbolo, dalla Basilicata si tornano a fare le macchine per la, si iniziano a fare le Jeep per l'America. Non è solo questo. Da Melfi riparte l'idea che un sud possa essere un luogo di produzione industriale. E dopo Melfi ci sarà Cassino con l'Alfa Romeo, e dopo Cassino ci sarà Pomigliano d'Arco, e insieme a Melfi, a Cassino, a Pomigliano d'Arco, ci sarà la possibilità di continuare, lo sa molto bene ovviamente Piero e con lui tutti gli amici piemontesi, da Grugliasco a Mirafiori, in un progetto industriale, che è un progetto industriale, che non è l'unico progetto industriale, che non può essere soltanto il paradigma dell'Italia, ma che è un progetto industriale in cui si è combattuta una battaglia tra quelli che dicevano si crede nel continuare un'impresa forte nel settore dell'automobile e chi diceva no per spirito ideologico. Io credo che su questo si giochi cosa significhi essere più di sinistra. È di sinistra occupare le fabbriche, occupare i salotti televisivi, come hanno fatto alcuni che non hanno scelto la strada del coraggio e del futuro.